Ragazzi, vi volevo soltanto dire una cosa veloce prima che incominciasse il video. Se in alcuni punti lagga è perché il mio computer faceva fatica a registrare e l'episodio è molto lungo. Ciao, vi lascio al video. Bella a tutti ragazzi, qui è Bazzu che vi parla e siamo di nuovo sulla Sky Large Survival. Purtroppo senza il Peo e il Vittorio, come vedrete e sentirete, perché praticamente non hanno potuto, hanno avuto impegni e fa niente. Se vedete qua un sacco di alberi è perché sono stato qua, ho dovuto fare il ponte, là come vedete che va all'isola di sabbia. Se avete visto l'episodio precedente ve lo lascio in descrizione, il link intendevo. Qua ho messo le scale. In modo che così non devo stare a saltare tutte le volte, devo andare a farmarmi un po' di enderpearl. Là vedete, ho fatto un cobblestone generator automatizzato, semi automatizzato. Cioè, voi fate così, mettete un peso. Poi io ho messo il telefono, è stato qua una cosa come 3 ore così, e qua ho raccolto tutta la cobblestone necessaria per praticamente fare tutto quel ponte là. Se vedete che ho le angurie è perché, se avete visto appunto l'episodio precedente, vedrete che abbiamo trovato l'isola di sabbia con un'anguria fatta di angurie. Ah ragazzi, questa non è l'ascia di ferro dell'altra volta, perché ne ho usate 3 di asce di ferro, perché ho disboscato tutto, li ho ripiazzati tutti, poi alcuni sapling li ho persi, no, non sono sulla, li ho persi proprio, e quindi decido, vi velocizzerò tutto questo pezzo perché è un ponte lunghissimo. Ciao! No, ciao non dico niente, ve lo velocizzo. Ah, sei lungo! Comunque, ora, dovrebbe durare più o meno 2 minuti, 3 questa cosa qua. Comunque. Sono in accelerazione continua, mangiamo, no scherzo, non serve mangiare. Non serve. Piazzo le torce in modo che così passa un po' più, no, non passa più velocemente il tempo, no, perché intanto te lo, voi lo vedete velocizzato, quindi non vi cambia niente. A parte quello, continuiamo. Che poi devo pensarci, devo anche sconfiggere il leader, quindi sono pure un pirla perché devo sconfiggere il leader. Ah no, però io intanto ho l'armatura indistruttibile con protezione di livello 10. In teoria è come se avessi 10. No, se avessi 20 cuori. Ah, il mio mignolo. Fa male, boia! 2 minuti. Cos'è sta roba? No. Ah, pensavo avesse finito la speed. Mi ero già preso un infarto. Non ho così tanto tempo. Ecco qua l'isola, finalmente. Dopo 85 anni si rivede di nuovo l'isola. Cioè, guardate che roba che ho fatto tutto. L'ho lasciato tipo tutta la notte. No, tutta la notte, no, scherzo. Ogni ora venivo giù a controllare. No, non ogni ora, ogni mezz'ora, perché è una cesta unica. Ogni mezz'ora venivo giù a controllare. Oh, ragazzi. Ecco qua l'isola. Finalmente, dopo 85 anni si rivede di nuovo l'isola. Cioè, guardate che roba che ho fatto tutto. L'ho lasciato tipo tutta la notte. No, tutta la notte, no, scherzo.
Ogni ora venivo giù a controllare, no, non ogni ora, ogni mezz'ora, perché è una cesta unica. Ogni mezz'ora venivo giù a controllare che avesse quanta cobblestone aveva raccolto. E infatti tutte quelle ceste che avete visto di fuori insieme agli alberi erano appunto per sta roba. Mangiamo un po' di anguria. Scusate, ma se si mangia sulla Soulsand, si è fermi. Sulla Soulsand con sotto il ghiaccio, che quindi è ancora più, si va ancora più lenti. Vabbè. Allora, di qua ho fatto un paio di aggiornamenti. Infatti potete vedere il portale del Nether! E mi prendo un po' di cibo ancora. Anzi, prendiamolo direttamente da qua. Con un piccone, ovviamente. Ventotto angurie dovrebbero bastare. Via nel Nether! Scusate se appena entro nel Nether credo che vi laggerà un botto. Però fa niente. Laggerà un botto perché dovrà caricare tutto. Hanno detto che il Nether dovrebbe essere a isole. Pensavo fossero già contro di me. No, ma aspettate, ma qua il Nether è vuoto. Stiamo scherzando. Scusate. No, non può laggare in single player. Glowstone? What? Vedo quarzo. Ha laggato, ha laggato. Ma cosa me ne faccio della... No, aspettate, la Nether Track può servire. Ma cosa me ne faccio io delle Rotten Flesh? Servono a niente. La Glowstone non la distruggo subito, però preferisco piazzare un po' di torce, quelle sì. Bene, le ho già finite. Allora, tutta sta roba qua, prendi un bel secchio e raccogli sta lava, perché intanto nel Nether avranno fatto vero un lago di lava infinito. Perché nel Nether si può fare la lava infinita. Nell'Overworld no. Penso e spero che lo sappiate. No, oddio, oddio, muoio, 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 muoio. Poio! Oddio. Devo trovare quarzo perché così mi faccio l'orologio. Qualcuno si ricorda come si crafta il coso per fare le pozioni? Andrò a guardarlo sulla wiki. Perché intanto adesso ho quella lì. Se incontro un ga... Oh, quella lì, ho la Glowstone. E così se incontro un Ghasta mi dà la lacrima se lo uccido. Come morire sul serio? Bravo. Mazzucchi, mi dicono che sia un'idea intelligente. Vero? Adesso muoio. Sarebbe troppo una cosa... Troppo da deficienti morire nel Nether. No, di vita è una cosa semplicissima, basta che cadi in un pozzo di lava. Ma io devo fare una discesa rapida per arrivare giù lì. Ma intanto, ma chi se ne non prendo danno? Mi ha laggato anche a me perché mi ha tipo dato il danno in ritardo. Oh madonna. Ero tutto convinto, ma saltiamo giù! Ma sì. Vogliamo morire? Buona opzione. Dipende, quanta Nether Track ho, cioè quanto quarzo ho. Perché potrei già craftarmi l'orologio, forse. 23.
Allora, io concorderei. Ossidiana, ce li ho i diamanti, sì, mi faccio un tavolo degli incantesimi, intanto ho 31 livelli, no? Mi incanto il piccone con fortuna. E niente. A sto punto così mi diventa il doppio di quarzo. Ah no, ma io devo risalire fin su lì. Come morire nel Nether tutorial. Vedete, basta che fate così, dopo morite. Ritorniamo nell'Overworld. Sono già più o meno 8 minuti di registrazione. La carne marcia si è autoteletrasportata qua. Allora, dicevo, prendi cos'è? 4 di ossidiana. 4 di ossidiana, se non sbaglio. Allora, oltre a quello abbiamo ancora lava. Perché se andiamo nel Nether abbiamo lava infinita. Se ci impiega. 2, 3, 4, dai! Forse questo gameplay sarà un po' più lungo degli altri, di questa serie intendo, perché ci tengo questo gameplay. L'ho tra virgolette fatto bene. No, non lo so. Non so neanche come viene. Ma quanti crafting mi sto facendo? No, tutto l'oro. Questo piccone mettilo qua. Ah no, ma servono i libri. Ah, io ho il libro. A sto punto ci facciamo l'orologio, oi. L'orologio si faceva così, no? Scusate, mi è venuto un dubbio. Come si fa l'orologio? Perché non risponde? Ok. Non si capisce niente. No, vai avanti. Avevo sbagliato crafting. Oggetto. Serve la redstone, non il quarzo! Mazuki! Libro. Come si crafta il libro? Ah no, il libro scritto, quindi hanno fatto libro e penna. Libro, ma come si crafta un libro? Esatto, mi ricordavo bene. Il tavolo si crafta così! No, ragazzi, non possiamo farci l'orologio. Non possiamo farci niente. Fa niente l'orologio dopo aver scoperto che si fa con la redstone. Perché non me lo ricordavo, mi ricordavo che si facesse col quarzo. Fa niente e ci vediamo alla prossima. Ciao!